Borgogna on the other is your music. Be careful with your eyes. We like Bologna. Ah, very good. Ciao, dici il tuo nome. Sono Irene Gualandi e vivo a Bologna. Hi, I'm James Gordon. I am from Portland, Oregon. I'm Maxine. Nicolas. Spiegaci perché sei qui e come. Nel 2017 avevo partecipato a uno scambio col comune e quindi tenendosi connessi alla piattaforma del comune abbiamo scoperto lo scambio con Portland. And I came here by plane. Cambiare e viaggiare può essere spaventoso. Cosa ti ha convinto a raccogliere questa sfida? Yeah. So I'm personally scared by traveling, so this is kind of a big move for me, but I think it's just kind of, I've done a lot of traveling with my family and it felt like this is something where I'm still safe, like I'm still with a group, but it's moving out a little bit and I'm getting to see kind of the world without my family as my own person. Ma volevo innanzitutto scoprire gli Stati Uniti, che è un paese da cui sono sempre stato affascinato, e infatti ho proprio scoperto un altro mondo completamente differente rispetto a qua. Sei sull'aereo, le nuvole svaniscono e vedi Bologna per la prima volta. Cosa hai pensato in quel momento? Cioè, è una cosa strana da dire, però in Italia abbiamo tutti gli edifici alti, mentre lì tutti gli edifici sono bassi perché hanno molto spazio. I thought, wow, that's a lot of brick. It's kind of ancient architecture. It's interesting. Well, I didn't really see it from the plane because I wasn't at the window, but when I first saw it, I just thought it was beautiful. Raccontaci la cosa più strana che hai scoperto, che hai vissuto durante il tuo viaggio. Abbiamo fatto il bagno in un fiume ed era un po' strano perché era comunque un fiume che sembrava l'oceano perché era gigante, cioè non vedevi l'altra sponda pur essendo un fiume. Forse la cosa più strana l'ho ricevuta nel cibo, a mangiare una pizza con le ciliegie o l'ananas, che per noi italiani è un po' abbastanza strano, ecco. No, per niente. C'è un'abitudine che ti piacerebbe portare indietro nel tuo paese? I think it's really cool that people are out at night, like I don't have parents that are very strict, but it's just there's nowhere to go near my house. Like I'd just be walking around a bunch of houses. But you come out here and there are concerts, there are restaurants, it's still alive at night, and I think that's so cool, and I think that's something that I'd really appreciate at home. Not having to be polite to people on the street. Just like, you know, when you walk by people here, you're kind of like, you don't have to smile at them. Or whatever, and they're strangers, like you shouldn't have to, you know, act like you're friends with them. So I think that's really cool. Vuoi salutare i tuoi amici che non hanno avuto il coraggio di fare la tua stessa scelta? Well, I'm the smart one because I'm here right now and you're not. But I brought you lovely, horrible touristy gifts. Io direi che assolutamente è da andarci almeno una volta nella vita negli Stati Uniti, perché è un altro mondo che bisogna visitare, che non possiamo capire restando qua, ecco. No, I was not forced against my will to come here, to Bologna. Ragazzi, non dovete farvi stoppare dal vivere qualcosa solo per la paura, perché quella è solo una grande illusione, e perché bisogna sempre essere aperti a fare nuove cose, assolutamente, perché gli uomini sono fatti per cambiare e per scoprire nuove cose, quindi davvero non fatevi prendere dalla paura che non ci saranno i tortellini in America, perché magari non ci saranno i tortellini ma ci sarà qualcosa che amerete magari di più dei tortellini, quindi buttatevi perché non ve ne pentirete.